Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati in un altro episodio di Resident Evil 7. 7, sì. Di Resident Evil Village. Iniziamo subito. Allora, prima di avanzare, ho notato che ho pochissime munizioni, quindi o ce le creiamo o ce le compriamo. Dov'è il nostro amico mercante? Oh raga, sta dappertutto, proprio quando mi serve non lo trovo. Ok, in realtà dall'inventario sono riuscito a crearmi delle munizioni. Non ne ho tantissime però, meglio di niente. No, 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 no. Arca tra... Apriamo il cancello e affrontiamo Heisenberg. Buona fortuna. Grazie mille. Che accoglienza, oddio. Veramente molto confortevole. Raga, io se sento qualche mostro corro, eh. Oddio, ma li ho chiamati, aiuto. Aiuto! Ok, di qua non si sale, quindi per forza di qua. Altri mostri? Ho poche munizioni. Devo gestirle bene. Vieni qui. Bravo Tarzan. Ok, è ancora vivo. No, non più. Oddio! Oh, fucile di precisione. Ok, bestione. No, raga. Dovevo conservarmi le munizioni per quel bestione. Equipaggio. Io ho fatto qualcosa, sì. Gli ho scoperto la testa. L'unica cosa, raga, devo crearmi delle munizioni. Ora causo una bella esplosione. Mamma. Ho ancora un bel po' di munizioni. Oh! Via, via, via. Vai. Ok, credo di averli sterminati. Di qua. Raga, ma che è questa bestia? Ma sono tante bestie, raga. Stanno mangiando i cadaveri. Spero di non essere il prossimo. Non mi hanno visto. Per miracolo, raga. Ma che? Chi è quello, raga? No, il bestione. Non si può uscire. Non si può uscire. Si mette malissimo. Ma che voglio fare con la pistoletta, raga? Oh, corre pure. Sono dietro la colonna, non mi vedi? Prendiamo il pompa. Ah! Oh, ma come ha fatto a prendermi? No, è impossibile, raga. Oddio. Spostati! Leva quest'arma enorme. Vieni, vieni verso di me. No! È impossibile. Raga, è impossibile che mi prenda però. Una cura. Oddio! Ma può spostare le colonne. Oddio, ma non ho munizioni. Ma che c***o è? No, raga. E io che faccio? Lui chiama pure gli alleati. No, sono morto, raga. Sono morto, sono morto. Creiamoci una cura. Ok, l'amico è andato. Ah! Oh, raga. Sono morto. Oh, ho delle munizioni per il fucile di precisione. Gli posso fare del male. No! Dov'è? No, se n'è salito il bastardo. Che tempismo di me. No, raga. No. No, no. Non si può. Ma che ha ucciso un suo compagno? Oddio, grazie. Senti, bello, non ti ci mettere pure tu.
Per favore, bello. Vediamo qui dentro che c'è. Munizioni pistola, ottimo. Raga, è morto. Sì, c***o. Fanculo. Modestamente, posso dire di averlo ucciso solamente con una pistola. Ora andiamo di qua. Questa porta rossa è aperta. Ora basta sfide. Per favore, un po' di tregua. Flacone. Flacone del torso. Cosa? Questa è la prospettiva di Rose. Ma cosa? Che spettacolo, Ethan. Ben fatto. Ancora lui, Heisenberg. Non te la farò passare, liscia. Mantieni la calma. Ancora uno sforzo e sarà tutto pronto. Ti darò una mano. E tu in cambio... In cambio cosa? Innanzitutto vieni qui. Metti i flaconi nell'altare. E il resto lo capirai da solo. A presto, Ethan. Chissà che vuole combinare, raga. La barca, che bello. Andiamocene via. Oh, siamo fuori. Sblocca. Ok. Ora quindi che devo fare? Andiamo ad inserire il flacone. Dov'eri quando avevo bisogno di te? È un piacere vederti tornare vivo e vegeto. Ma vaffanculo. Inseriamo i flaconi. Dovrei averne due, infatti. Flacone del torso. Ok. E flacone delle braccia. Raga, sono troppo curioso perché non so cosa possa accadere ora. Ho bisogno di qualcosa. Calice dei giganti. Cosa? Cosa succede? Che succede? Questo è il luogo della cerimonia. E ora dovrebbe spuntare Heisenberg. Sta spuntando qualcosa dall'acqua? Una piattaforma? Ah, ok. È un ponte. Ok. Non preoccuparti per la mocciosa. Starà benissimo. Su, porta quel culo al di là del ponte. Raga, non mi piace affatto questa situazione. Lui ha tutto il controllo lì dentro. Ethan Winters, benvenuto. Non pensavo avresti sconfitto Donna e Moreau, ma in America sei sopravvissuto a peggio, hm? Mi piaci. Oh, entra pure. Tranquillo. Non è una trappola. No. Raga, questa è proprio una di trappola enorme. Lui conosce ogni singolo angolo di questo posto. È ovvio che sia una trappola. A meno che non ci sia un plot twist in cui scopriamo che Heisenberg è il membro buono della famiglia. Ma ne dubito fortemente. Speriamo di poter rivedere la luce del sole. Interagisci? Cosa c'è qui dietro? Ma che diavolo? Rose. Mia. La verità brucia. Eccolo, raga. Aspetta. Il tuo piano è farmi fuori come gli altri. Così potrai salvare Rose, giusto? Sì. Io rivoglio mia figlia. Senti, tu non hai capito niente. Cazzo, sto parlando. Chi è? Hai rotto il cazzo! Anche tu, però. Accomodati. Ascolta, proprio vicino alla botola. Ma di che stai parlando? Pensi che sia un gioco? Ho detto siediti! Ma che sta succedendo? L'enorme stronza con il culo grosso. La matta con la bambola. Lo scherzo della natura. Non ci arrivi? No. È un test. Per vedere se sei degno di entrare nella famiglia di Miranda. Io non voglio far parte della famiglia di Miranda. Nemmeno io, ma eccoci qui. E io sono il prossimo, giusto? Mi fai fuori, prendi il mio posto. Beh, col cazzo! Me ne sbatto dei tuoi problemi personali. Io rivoglio solo mia figlia. Sì, anch'io. Lo sai quanto è potente quella bambina. Anche Miranda ne ha paura. Fallo di nuovo, stronzo, e giuro che... Io penso che ci butterò. Io e te. Insieme possiamo salvare Rose e poi usarla per schiacciare Miranda come un verme. Mia figlia
non è un'arma. Vaffanculo! Oh no. Ultima chance. Non vuoi sapere che c'è lì sotto, fidati. Correrò il rischio. No. Condoglianze. Oh no. Ora dobbiamo correre. Cos'è? Che cazzo? No. Raga, questo ci fa fuori in un secondo. Corri, Ethan, corri. Merda. No, di qua, di qua. Accovacciati, vai. Vicolo cieco. Vicolo cieco, no, di qua. Cazzo. C'è sempre una soluzione. Si scende. Sì, nella discarica. Come ha fatto a non slogarsi una caviglia? Come minimo. Raga, io non capisco. Ci conveniva allearci con Heisenberg? O abbiamo fatto bene in questo modo? Questo posto è assurdo. Ma è enorme. Devo tornare su. Ancora tu? Ma è dappertutto. Miglioriamo le armi, raga. Approfittiamone. Oh, raga, c'è qualcuno oltre questa porta. Una specie di meccanismo di chiusura. Sembra facile da rompere. Ok. Oh no. State indietro. State indietro. State indietro. Ok. Non c'è corrente. Oh, non c'è mai corrente. Incredibile. Non ho nulla che possa servire. Cavolo. Non so, di qua? Sì. Chi è? Oh no. Speriamo che non si svegli questo tizio. Sarebbe la fine, raga. Ma non posso già ucciderlo? Apri. Ok, serviva questo. Torniamo indietro. Oh no, si sta svegliando. Noi dobbiamo correre. Semplicemente questo. Eccolo. Oh no. Oh no. È veloce, raga. Rilievo del cavallo. Mi sarà utile. Ah, qui. Vai. Oh! Mi sa che devo trovare una chiave. Mi sa che devo colpire queste luci. Sì, esatto. No. E basta. Ok. No, manca un pezzo. Oh. Oh no, raga. Potrebbero svegliarsi tutti contemporaneamente. Via, via. Sblocca. Ok, siamo tornati qui. Però mi sa che devo continuare di qua in realtà. Manca una ruota dentata. Trovata. Metti subito lo stampo. Fai presto. Hai fatto? Ok. Di qua. Scendi. Veloce. Metti la grande ruota dentata. Ok, ho attivato il generatore. Non va bene, non va bene. Che delusione che sei. Che delusione, no. Davvero. Ha costretto piano. Me, tutti noi, a essere suoi figli. Ci ha rinchiusi in questo villaggio. L'abbiamo servita per decenni. Riesci a capire di che razza di umiliazione sto parlando? No, veloce. Io non vai. Sono uno come i miei fratelli. Io voglio soltanto liberarmi di quella... Vai, corri! Ah, allora questi aspettate. Sono i frutti del mio potere. Bisogna distruggere queste cose. I forti distruggono i deboli. È così che va il mondo. Non avresti mai dovuto rifiutarmi, Ethan. Oh, oh no! Non ci voleva!
Vai. L'ho raggirato. Ok, non mi sta più seguendo. Andiamo di qua. Sì, ce l'ho fatta. Raga, ma che cavolo di episodio. È intensissimo. Oh no. Ah, che palle. Vieni di qua. Bravo. Corri, corri. Oh no. Vai. È il tizio con la motosega. Ok. Andiamo di qua. C'è una grossa ventola. Che faccio? Ah, devo sparare alle luci. Oh no, raga, no. Ancora. Non posso fare nulla. Ah, raga. Ah, mi ha tritato. Ah, sono ancora vivo però. Anche tu. Ok. Ce l'ho fatta, raga. Sto fermando la ventola. Fammi passare. Sali. Sali. Devo crearmi una soluzione. Non so come ce l'ho fatta, raga. Spingi. C'è un condotto. Stampo per una sfera. Oh. Tira troppo. Oh no. Dobbiamo mirare velocemente. Ok. Ah, per poco. Raggiungiamo quella scala. Oh raga, ma c'è una via d'uscita da questo posto? Ascensore. Presto. Stiamo salendo finalmente. La cerimonia con la tua cara Rose. A quel punto sarà la fine per tua figlia e per tutto il villaggio. Ma non preoccuparti, la fermerò. Userò Rose per uccidere Miranda. Povero papà, sei l'unico a non aver ancora capito quanto è potente tua figlia. Stampo per una chiave. Mi sa che ci serve per questa porta. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.